Eccola qui. La scuola è futuro ed oggi a Torino di Sangro si inaugura una nuova scuola che verrà costruita con tutti i criteri green e di sostenibilità. Sottosegretario Paola Farsinetti. Sì, buongiorno, io sono molto felice di essere qua oggi a Torino San di Sangro per mettere la prima pietra di questa scuola, finanziata tramite i fondi del PNR dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. È molto importante per tutta la cittadinanza, per il comune, e quindi è anche importante che sia costruita con dei criteri nuovi, ecosostenibili, antisismici, perché la scuola è la casa dei nostri ragazzi e quindi deve essere sicura, confortevole e esteticamente bella. Il sindaco Nino Di Fonso ha definito questa giornata una giornata memorabile. Sì, infatti oggi è una giornata memorabile e sono contento di oggi di avere con me il sottosegretario Paola Farsinetti all'istruzione, quindi oggi è una giornata dedicata alla nostra comunità, ai nostri ragazzi, al futuro dei nostri ragazzi. Quindi questo edificio alle nostre spalle verrà demolito e ricostruito? Demolito e ricostruito è voluto fortemente da questo sindaco e questa giunta comunale, perché la struttura non era conforme alla legge e quindi oggi vogliamo una struttura sicura, ecosostenibile e con un green planet che i ragazzi oggi vogliono. Per un importo di? 2.136.000 euro. Sono intervenuti alla cerimonia il senatore Etelvardo Sigismondi, che ha confermato l'attenzione del governo per mantenere attivi i servizi nei piccoli centri, e la dirigente scolastica dell'Istituto Benedetto Croce, Angelica Marrone.